Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad All'ora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto. Buonasera, buongiorno, dipende dal fuso orario in cui vi trovate in questo momento. Sentite, abbiamo un ospite cui io tengo molto. Non stiamo parlando, non parleremo di un disco in uscita, di un libro in uscita, di un film in uscita, ma parleremo della sua arte, che è a 360 gradi. Signore e signori, al Vox. Ciao Al! Ciao a tutti, vorrei salutare veramente tutti gli ascoltatori, vorrei salutare te Luca, vorrei salutare anche Flavio, vorrei anche salutare Claudio perché chiaramente lo nominerò e stavolta non sbaglio più nome. E Claudio ringrazio Pozzanghi, tutti uno. voi che avete sempre il piacere di fare quattro chiacchiere con me, insomma, è veramente fantastico. Poi abbiamo fatto anche delle cose insieme cinematografiche, sono contento. Bene, bene. No, Luca. Sì, certo, recentemente, recentemente. Eh Bene. sì, ma perché poi quando c'è legame c'è C'è la. feeling. Sì, il cosiddetto feeling, cioè il legame, no? Il feel, secondo me poi porta a tante cose. Un po' come dicono il sogno di notte che generano i mostri, no? Beh, si può anche applicare al contrario, nel senso che il sogno anche di parlare con una persona dal vivo oppure anche tramite un programma può portare invece a delle cose bellissime. Quindi, come vedi, può creare mostri, ma crea anche belle cose la vita, no? Perché la vita è un sogno, di fatto. Senti, basandoci su quello che fai, canzoni, film, poesie, io ti farò tre domande, però devi metterci in mezzo la roba tua. Uno, la prima domanda che mi viene da fare, io sono un appassionato di treni, quanto ti possono ispirare i treni e dove? Ma io ho un bel ricordo dei treni, soprattutto quando da piccolo facevo dei viaggi in vagone letto per la Puglia, quando comunque c'era più unione nella mia famiglia a livello proprio sentimentale, perciò si facevano ancora i viaggi in Puglia, no? Io mi ricordo il vagone letto che mi dava una calma. Cioè io lo trovavo veramente accogliente per il sonno. E poi posso dire una cosa, io credo che la vita mi abbia ispirato tutto, pertanto anche quella zona del treno sicuramente mi ha ispirato qualcosa. Forse proprio il treno, che cos'è? Una sorta di elemento veloce che porta a grandi destinazioni. Il treno può essere visto come questo. Quindi l'ispirazione per me viene non solo dai treni, ma credo proprio da tutta la mia vita per Da come l'ho tutto. vissuta. Sì, lo dico perché non posso dire di aver vissuto una vita particolarmente geniale. Anzi, ringrazio Dio di aver preservato la mia comunque sanità mentale, perché sarebbero state persone che secondo me sarebbero andate fuori di testa. Questo si rispecchia praticamente in tutto quello che faccio. Cioè, fondamentalmente non mi è servito fare, cioè non mi è servito ispirarmi a fare musica facendo musica. La vita stessa mi ha portato a tutti gli elementi artistici che faccio in questo momento.
Infatti io non riesco a definire la mia musica. Posso definire i miei film, ma non riesco a definire la mia musica. La definisco quasi psyche music. Perché non è detto che io... No, veramente no, perché non è No, detto mi fa, che non mi, no, fermo, non mi fa ridere, mi fa sorridere. io... No, ma sì, fa ridere. Musica Psiche della psiche, perché alle volte cambia il genere, cioè non è che dal box ci si aspetta sull'elettronica, capito? C'è stato il giullare, l'autodipendenza, ne abbiamo parlato, canzoni che comunque trattavano altre cose e avevano anche un altro genere. Adesso siamo arrivati a un altro, al nuovo album 30 con la Paco Music Records, si affrontano sempre a delle tematiche. Ma ripeto, io sono una persona molto viaggiatrice sui generi, cerco di non, cioè, non ho mai, dal 2014 che sono solista ad oggi non ho mai fatto un unico genere, cioè nei miei CD comunque si può recuperare di tutto. Magari ultimamente ho cercato di fare più omogeneità, quello è vero, ma non vuol dire che questa omogeneità sarà per forza per tutte le cose che farò, capisci? Questo è quello che voglio far capire perché... Non voglio che la gente capisca o pensi che io faccia solo roba elettronica, eccetera, anche perché io devo tanto a tanti autori che non c'entrano niente con l'elettronica, tipo Sergio Endrigo. Beh, ecco, vabbè, che in Italia, in realtà, domanda, in realtà, in Italia. Quanti cantautori o gruppi debbono a Sergio Endrigo? Perché parliamo un po' di questo. Sergio Endrigo, dimenticato di fatto. Sergio Endrigo, secondo me, è stato fondamentalmente il rappresentante della musica neanche tanto leggera, perché sì, erano magari delle cose operatiche pop, però non c'era mai una composizione banale. Secondo me Sergio Endrigo, se non ci fosse stato lui, non ci sarebbero state tante cose anche propedeutiche per i bambini. Basti pensare alle canzoni, Ci vuole un fiore. Cioè, canzoni per bambini che servono ancora adesso, Girotondo intorno al mondo. Insomma, anche solo per queste due, che non abbiamo neanche citato canzoni big, abbiamo citato canzoni per bambini. Arriviamo comunque a un universo dove Sergio Endrigo è riuscito a mettere mano in maniera pedagogica, musicale, facendo divertire i bambini. Infatti, quando ero piccolo, che avevo fatto il Montessori, cantavo le canzoni di Endrigo anche per i bambini, le filastrocche, no? Quindi a Endrigo, secondo me, dobbiamo veramente tutto. Credo che tutti debbano tutto a Endrigo, cioè lo stesso De André, lo stesso Tenco, tutti, 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 tutti debbono a lui qualcosa in qualche modo. Io vedo Endrigo veramente come un master, ma anche Bindi, per carità. Anche perché il povero Bindi è stato molestato, anche se Tom Jones rifece la sua Il mio mondo, You are my world, You are my night and day. Sì, ma è stato un riconoscimento postumo perché lui era omosessuale, ovviamente è stato preso di mira da tutti i media. Perché anche Umberto Bindi mi piace. Ma mi piace anche Pino Donaggio, anche se poi si è Beh, buttato sulle colonne sonore. vabbè, D'accordo. però come si è buttato sulle colonne sonore? Dai. Su Ciachi, poi ha fatto le musiche per Dario Argento e Giorgio Romero, Due Occhi Diabolici. Pino Donaggio credo che abbia composto anche la musica di Trauma. Sì, mi sembra di Lui sì. sì. No, Pino Donaggio poi è diventato un compositore. Strano vedere uno che ti canta Io che non vivo più di un'ora senza te e poi fa musica dove c'è gente che ammazza gente. Ma no, perché è strano? Uno può avere una Ma doppia. no, è particolare, no, è particolare, è un po' come vedere Lucio Fulci che scrive per Totò, si inventa i musicarelli del Clan Celentano e poi ti fa vedere l'aldilà, Beh. capisci? Cioè Sì, rimani un po' questo lo capisco. sconcertato, però bello, bello, Bello anzi, che questo fa capire uno come abbia. regista è a 360 gradi. Sì, bello che uno abbia tante sfaccettature, un po' come te. No. No, un po' come Grazie. te, vabbè, tre cose le fai, quindi le fai anche bene. Quindi sono tre sfaccettature, tre angolature, che poi Sì. fondamentalmente
probabilmente sono lo stesso flusso di ispirazione, mi viene a dire. Sì, diciamo che quando scrivo una musica e anche un testo è tutto un flusso di coscienza che sta arrivando, arriva. E alle volte, niente, un flusso di coscienza sicuramente che è particolare, particolare per tanti motivi, ma cerco di farne, di trarne il bello per poterne farne ispirazione. E poterlo portare, insomma, no? Non c'è neanche mai un metodo compositivo del tutto canonico, diciamo che i miei metodi compositivi cambiano anche di volta in volta. Anche lì sperimento. E credo che sperimentare con la musica sia meglio che sperimentare con le droghe, quindi... Certo. Molto... È molto più sano. Sì, assolutamente. Molto più sano. Senti, ti faccio questo tipo di domanda: che cos'è per te una canzone e che cosa sono le canzoni della tua ultima produzione? Allora, io le mie canzoni le vedo come bambine, come figlie, quindi per me sono tutte belle, dalla prima che ho fatto a quando sono arrivato oggi con l'etichetta discografica. La produzione di questo ultimo disco, appunto sotto casa discografica, che è 30, si chiama 30 perché è uscito il 2 febbraio del 2022, ovvero in occasione dei miei 30 anni. Stanno uscendo anche vari video, è uscito all'inizio Astrolove, che è un pezzo del disco, è uscito anche Eletto Filastrocca, se ne parlerà ancora perché... E non solo, si parlerà anche di futuro, assolutamente, perché con Paco Music Records, per fortuna, abbiamo tante cose da fare insieme. Però, al di là di questo, tornando al discorso della domanda, le canzoni le vedo come figlie, quindi hanno un'importanza per me sacra. Dopodiché viene un altro tipo di discorso, perché tu giustamente mi chiedi cosa sono per te e cosa dice questo album. Beh, è molto strana sta cosa, perché questo album io lo scrissi in un mini lockdown che c'era stato, non mi ricordo quando, un mini lockdown che tipo fino a mezzanotte non potevi stare, una cosa del genere. Allora mi ricordo che di notte composi ogni singola canzone. Il problema è che il discorso delle canzoni è sì biografico alle volte, ma non del tutto, nel senso che io tratto le tematiche disilluse perché ho provato la disillusione, ma non vuol dire che quando canto di una persona sto parlando di me, no? Questo non è specificato, capito? Certo. Eppure devo essere sincero di una cosa. Quando è uscito, ma ben prima ormai, quel disco è diventato particolarmente biografico. Quindi io mi sento di dire che 30 è diventato un manifesto, perché purtroppo tutte quelle cose che credevo e speravo non avvenissero sono avvenute appunto nelle parole che dicono queste persone, questi personaggi, no? 30 deve essere per le persone che mi vogliono bene un modo per capire che devono essere loro stesse. Questo è il fulcro: trovare la propria cura, essere se stessi e non vergognarsi di esserlo. Invece, per le persone che hanno reso questo album terribilmente biografico, spero veramente che non provino mai nella vita orrori, perché purtroppo credo che alle volte, se le cose non le conosci, in questo caso, è difficile comprenderle per gli altri. Certo. Ma non si può purtroppo però decidere
cioè non puoi decidere tu quando far uscire un film comico o un film horror. Lo No. dicono le produzioni, ok? Ok. Quindi a un certo punto non puoi neanche pretendere che la gente ti voglia ancora ascoltare. Le motivazioni possono essere giuste o sbagliate. Ormai io non alzo le mani, non voglio neanche più parlarne, perché sarebbe soffrirci ancora. Io alzo le mani, però se posso permettermi, bastava essere un pochettino più progressivi invece che vaso di Pandora. Faccio una domanda di questo genere che vale sia per la parte filmica, sia per la parte musicale, sia per la parte poetica. Quali sono? Spesso si dialoga con gli autori del passato e del presente, nei libri, nei film. Quali sono gli autori con cui dialoghi di più? Ma guarda, ti dirò una cosa molto particolare che giuro non è una fake. Io una notte ho fatto un sogno particolarissimo. Ho sognato che ero in camera e c'era lì vicino, seduto su una sedia, credo di legno, ma non mi ricordo, era una sedia. Io ero lì in camera, ok? E vedevo acceso, vedevo Robert Smith. Lì seduto, Robert Smith, il cantante dei Cure. Vecchio, sì, certo. Allora, Robert Smith negli ultimi anni ha cominciato a produrre pezzi più leggeri, in quanto lui aveva capito che il suo modus di portare, non aveva pensato che non era più il tempo di portare canzoni tristi, sostanzialmente. Robert Smith fece questo discorso. Infatti uscì un album totalmente divertente, pop, capito? Piacque lo stesso, perché comunque i Cure credo che siano un gruppo fondamentalmente che se la vede bene con tutto. Sì. Però io sogno Robert Smith che strimpella la chitarra, anche abbastanza scordata, una canzone triste, però non l'avevo mai sentita, quindi non era il repertorio dei Cure. E ho detto, ma Robert, tu non avevi smesso di fare canzoni triste. Mi fa, sì, magari non le vendo, ma io fuori vedo ancora il male. Fine del sogno. È interessante, interessante. Io sono, guarda, te lo dico, è interessante perché io magari fuori dalla registrazione me ne potrei raccontare un pacco e mezzo. Sono alla caccia di sogni altrui ultimamente, quindi mi intrigano. È il secondo sogno che mi si racconta oggi, è il secondo sogno davvero. Davvero spesso, Te lo quindi giuro, tra l'altro, veramente non mi è mai successo di sognare un artista, no, che parlasse con me. Magari sognare di ascoltare della musica in sottofondo che magari è di un artista. Poi, io solitamente sono una persona che fa o sogni di concetto o sogni horror, però quelli horror sono un po' più a bada. sono più Mentre... splatter. No, no, a bada, nel senso che sono più li sento meno, cioè ho meno però questo sogno ho meno incubi, infatti ho questi sogni qua particolari, in questo caso è un sogno concettuale perché mi ha fatto capire fondamentalmente che io non mi devo preoccupare di quello che scrivo, di quello che dico, devo solo essere sincero, punto. È il discorso che faccio io in 30 e credo che lui me l'abbia voluto suggerire. Come per dire, stai tranquillo. Non lo so, potrebbe essere tutto. Però giuro che non è un sogno fake. Non è un No, sogno ho fake. capito. Ho Poi capito Robert che non Smith, è tra l'altro, è ancora vivo, quindi non stiamo appunto. parlando di un'ascesi, di Battiato che è venuto giù, angelico, no. E Robert Smith è ancora vivo, grazie a Dio. Almeno no, il destino non ce ne ha privato. No. Sono perfettamente d'accordo con te. Senti, tu hai detto che una musica non posso definire il genere, i film forse sì. Raccontaci qualcosa delle tue ultime ispirazioni. Tu sei uno
tendente al, al nero, al nero non in senso di genere, nel senso Noir. all'atmosfera cupa, al noir, sì, Il giallo, il giallo d'Italiana, giallo, no? sì, No, però diciamo non, che non ti è mai, scusa, non ti è mai venuto in mente di fare un film popolare? ma in realtà Unusual Vision, che è la mia, diciamo, compagnia cinematografica, adesso sta prendendo una piega un po' diversa. Perché io ho cominciato caricando su YouTube con due film in bianco e nero che parlassero una del Vietnam e uno di Una storia d'amore tra due fiori, girato come se fosse un film dei Lumière, tant'è che è tutto in bianco e nero in stop motion. Dopodiché si è passati più che altro a trame del terrore, sì, un po' alcune semi-esoteriche, eccetera, invece altre più tendenti agli assassini, eccetera, eccetera, eccetera. Quello è vero. Però, per esempio, noi adesso, non mi ricordo adesso che giorno di questo mese, abbiamo rilasciato un tipo di film che è completamente diverso dalla procedura che abbiamo fatto finora, nel senso che è uscito Tetris The Movie. Ho fatto un film sul Tetris che parla di Beh, un sì, c'è la tematica russa, potrebbe, chiaro. eh sì, prego. Sicuramente questo Tetris lo trovate su YouTube, si chiama Tetris The Movie, è una sorta, è ispirato al film perché di fatto si crea un muro. Ma il punto è questo: che c'è questo disertore russo che è scontento del male che c'è in Russia. Ma ti giuro, non si parlava ancora di guerra quando l'abbiamo realizzato. No, perché se è uscito in questi giorni, almeno 2 o 3 mesi prima. L'avevo fatto, chiaro. No, è uscito a inizio, credo inizio mese, adesso non mi ricordo, sinceramente. Ancora peggio, Comunque ancora peggio. è su YouTube Tetris The Movie. E praticamente parla di un disertore che si mette d'accordo con alcune persone per fondamentalmente creare un ultimo sforzo umano, creare un muro che dà energia a un razzo che li porterà a vivere su Alfa Centauri. Una volta arrivati lì e aiutati tutte le persone russe, si viene a scoprire poi che il mondo è completamente in cosa? È completamente in seccato. Non c'è acqua, c'è niente. Ti fa capire che il mondo è morto. Nel film sono inseriti anche documenti storici, perché ovviamente il disertore si arrabbia per tutta una serie di schiavismi che hanno completato la nostra storia. Infatti, diciamo, l'interpretazione russa, cioè la decisione di ambientarlo in Russia, l'abbiamo solo fatto in onore del fatto che Tetris è stato creato da Pasintov, e Pasintov era un matematico, aveva fatto un videogame di logica, e quindi noi abbiamo detto, vabbè, ambientiamolo in Russia, perché questo film doveva essere qualcosa contro lo schiavismo, e col fatto che lo ambientavamo in Russia potevamo chiamarlo Tetris. Dopodiché posso già dire che l'1 aprile esce un film comico demenziale horror, cioè horror commedia, sostanzialmente. Poi si parlerà di Dracula e come. Dopodiché si parlerà ancora di videogame, ma poi vorrei già dire una cosa, è già pronto un film dal titolo Larvam che invece è pensato per essere proiettato. Quindi io cercherò di dargli il lustro possibile. Più di questo di film non posso dire. Certo è una cosa che io ho un fascino per l'horror fantastico, però non voglio fare solo quello. Eccoci. Dicevi? Dicevo, e se ci proiettassimo verso il neorealismo, tu te la sentiresti di fare un neorealismo degli anni 20-20? L'ho già fatto, l'ho fatto con una persona a cui tengo molto.
L'abbiamo fatto in questi giorni che siamo stati insieme. Ed è un film neorealista, però anche questo film qua, come l'Arvam, cercheremo di dargli appeal. Cioè, sto cercando di fare distinzione tra film per il web e film che possono essere anche acquistabili e proiettati. Quindi questi film qua, io quello che posso fare è fare dei DVD, eccetera, però sono film che buttati su YouTube non li vedrebbe nessuno, perché siamo sul lungometraggio e un lungometraggio su YouTube, se non sei un film classico di Bava, per dire, non se lo guarda nessuno, capisci? Cioè, Sì. anche per esempio l'Arvam dura meno di questo film che dura più di un'ora quasi. No, dura 57 minuti. Cioè, è già ed è neorealista, girato come se fossimo ai Lumière, tutto saturato, tutto, ed è la metafora della platonica della caverna, fondamentalmente. Però ha un fascino puro. Io solitamente odio i registi Nouvelle Vague, perché purtroppo molti, alcuni si sono macchiati di atti proprio per il trattamento degli attori. Cioè, io per esempio, io abolirei dalle scuole Amore Tossico, perché abbi pazienza, ma avesse fatto qualcosa per quelle povere persone, fatto niente, e poi col budget che gli dava, cioè, ma aiutali, no? Cioè, no? Invece no, sto film gira e sti qua non beccano niente di royalties, questo è sbagliato. Infatti queste cose le odio. Con Sorrentino non si può dire così, perché almeno la decenza di prendere attori. Quindi a me Sorrentino piace, tranne La grande bellezza, che secondo me è il suo peggiore, anche se non è tutta sta schifezza. Ripeto, io so perfettamente da italiano, come lui lo disse, che è un tributo a Fellini, e quindi io da italiano non lo insulto se all'estero non si ricordano di Fellini, porca miseria. Però evidentemente bisogna incavolarsi, perché l'aveva detto che era un tributo, che cacchio. No, però è veramente bello. Ci siamo, cioè, mi hai fatto già una domanda, io ti rispondo già. Guarda, devo solo mettere due cose e poi lo posso già mettere caricato su YouTube in privato. Va bene, lo vedrò molto Pronto? volentieri. L'ho completato ieri. L'ho completato ieri. Ci ho lavorato fino alla notte. Ma lo È vedo stato bello. volentieri se me lo mandi in privato. Certo, te lo pa però conta che però un giorno, cioè, è pensato per essere venduto. Cioè, io voglio che Unusual Vision, come timbrica cinematografica, abbia dei web movie che siano dei cortometraggi, e invece i lungometraggi cercare di venderli. Perché secondo me, un lungometraggio di un regista non affermato, seppur sulla carta lo sia, ragazzi, non è possibile che sia per forza visto e comprato, anche se il prezzo sarebbe assolutamente bassissimo, eh. Cioè, si tratta di un no, ma no, ma perché faccio tutto in casa, faccio la copertina, ho il No, ho DVD, capito. stampo, faccio, cioè, faccio come ho fatto per la musica. Io per tanto tempo con la musica ho anche venduto dischi fisici, se, cioè, era un'idea da disco club, però alle volte ai concerti mi portavo delle altre copie e le vendevo lì. Quindi, quindi io, per esempio, se faccio una premiere dei due film, po possiamo vendere le copie dei DVD dei due film. Quindi io Sì, sto sì, sì. pensando che farò anche forse in futuro una proiezione, dopo che magari sono un po' più calmo con la musica, con gli impegni, eccetera, perché in questo periodo sto anche suonando molto live. Bene, bene, Quindi bene. mi devo un attimo organizzare, ma ci siamo, perché è una proiezione che sono sicuro lascerà il segno. Senti, non si tratta di suonare, ma di una parte complementare, l'ultima parte dell'intervista. Certo, amore. Che cos'è per te la poesia? Tutto ciò che si crea, poi esisto io. Certo. Nel senso, se io creo qualcosa, è un atto poetico, perché è un atto di poieo, creare. È un atto di tecnica, arte, poieo, poiesis. Quindi per Senti, ma me in realtà l'atto poetico sta proprio nella creazione. Poi ovvio, io ho una visione dell'arte talmente bella
talmente paradisiaca, ancestrale, che ovvio, per me questo è un discorso che vale un po' più per l'arte, però pensaci un po', se non ci fosse il poieo, cioè la poesia, come potremmo noi avere il progresso? Pensaci. Ma no, Il io ci ho progresso pensato nasce tante dal volte. pensiero, ma perché è chiaro, è tutto collegato. Ci credo che poieo vuol dire fare, perché poieo, che vuol dire fare, pensare, insomma, per creare, porta al progresso. Cioè, dire poieo e dire filosofeggiare non è tanto diverso, perché lui intende creazione in tutto, come in tecne in greco. Quindi la creazione di tutto. Quindi il progresso, la scienza, tu, è perché c'è stato un poiesis. Quindi io faccio, capito? Sì. Poieo. Poi è vero, è poesia, ma ragazzi, se non ci fosse la poesia, beh, ci sarebbe molta meno interesse nella nostra Italia. E noi abbiamo la patria di grandi poeti, e questo è imprescindibile da dire, tranne D'Annunzio, non mi piace. Mi spiace, scusate, non mi piace D'Annunzio. Copiava, copiava. Neanche la Vabbè, pioggia del Pineto pare sia sua, e comunque non è sto granché. Ma dai, su. Ma poi scusa, Maciste, ha inventato un personaggio di Maciste che era un vigilante con la pistola, e poi è diventato un mezzo Ercole. Ma che. non t'arrabbiare, però Ma non no, c'è ma più. arrabbio perché abbi pazienza. Ma scusa, ma anche io da cineasta che mi guardo un film creato dall'annunzio su sto qua, che è un mezzo poliziotto, e poi vedo che negli anni dopo me lo trattano come fosse un Ercole. Ma che senso ha metterlo nel filone peplum? Maciste, solo per il nome forse. Ma non capivano che era un nome futurista. Ci voleva un nome grosso, no? Il futurismo esaltava la potenza, che poi è stata strumentalizzata, come sappiamo, perché non era un partito. Anch'io sono futurista, sono anche Dada, però a me piace il dadaismo, il futurismo. Mi piacciono, per esempio, scrivere, per esempio a me, credo che scriverò un'intera novella in futuristico. A me piace Marinetti, tantissimo. Mi piacciono le macchine veloci, mi piace andare a veloce, ma non sono collegato all'idea politica, anche perché non c'era dietro, quindi non me ne frega un cazzo se a un certo punto qualcuno ha eletto questo come arte dello Stato. A un certo punto è scelta sua. Cioè, anch'io probabilmente fossi capo di Stato e leggerei un'arte che mi piace come un'arte da tenere avanti. Magari potrei farlo anche di una bella cosa, perché no? Magari i bambini che fanno esposizioni e viene pagato qualcuno per la loro situazione. Bene. Magari l'invalidità, no? Ultima domanda. Dovessi scrivere una poesia o una canzone, film è difficile, il film lo stiamo già facendo, su questa nostra conversazione. Completo. Sì, Cosa? su Cosa questa hai detto? nostra. Tu vorresti No, una dovessi canzone? scrivere una poesia o una canzone su questo nostro. Su questo nostro conversare. La canto. Sì. E oggi con Luca Valerio mi sono visto a raccontarci qualcosa come due chiacchiere a un bar. Non sempre di quello che si è già visto, anche se qui sono già apparso, ma le cose cambiano e allora si ritorna, perché tornando ancora ci si innamora e l'amore crea un legame per cui si ritorna e mai più si torna indietro e si va avanti. Allora spero tanto che Luca un giorno mi dica ancora ti voglio bene. E mai mi dica che mi abbandonerà e mi dica in trasmissione in diretta tu sarai. E finiamo così, Improvvisata, e la eh? finiamo così, sì, ma la finiamo così. Ti voglio bene al box. Improvvisata, eh? Sì, grazie, grazie. Però non hai sentito. Ti voglio bene al box. Anch'io. Ma tantissimo che te voglio bene, te l'ho detto in canzone praticamente. Appunto, ti ringrazio. Dai. Ah no, è così, è così.
Così è vero. Bene, Veramente, grazie. bene. Grazie a te. Figurati. Dimmi cosa devo fare e ti auguro una Allora, bella giornata. Dimmi quando la mandi in onda. Ah, dopo te lo dico. me lo Dopo te lo dici dico. dopo? Perché vai in onda Sì, oggi? Ok, no, te lo dico fra 2 minuti. mi mandi un messaggio. Ok. Dai, chiudiamo allora. Grazie di tutto, caro. Ci sentiamo, grazie di cuore. Metto abbandona? Sì. Metto abbandona? Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.